Buongiorno carissimi, bentornati in un nuovo video. Oggi voglio condividere con voi un commento lasciato da una persona che ha stimolato la mia creatività e mi ha motivato a fare questo video. Qualcuno negli scorsi mesi ha lasciato sul canale questo commento in inglese. Il commento era: "It's time to try new things. Your passion seems to be fading." Vi traduco cosa significa letteralmente in italiano, che è tempo di provare nuove cose, la tua passione sembra stia scomparendo. Da quello che ho capito io, la persona in questione può volermi dire due cose. Numero uno è: Alberto, prova a fare video diversi con nuove idee, ma non penso sia questo quello che voleva dire perché negli scorsi mesi già sto cercando di cambiare argomenti, provare cose nuove. Oltre ad aver lanciato quest'anno Italiano per la vita, che è il progetto più grande in cui mi sono mai impegnato nella mia vita. Oppure la seconda cosa più probabile che intende è: Alberto, la tua passione sembra scomparire. Non stai saltando di gioia in ogni video. Quindi non fare più video di italiano automatico come li stai facendo. La ragione per cui voglio parlare di questo è che c'è una grande trappola legata a questo commento. E questa trappola è alla base delle continue delusioni di alcune persone che conosco. Quindi vorrei dirti ciò che penso e ti invito poi a farmi sapere nei commenti quello che pensi tu su questo argomento. Ma prima di iniziare, ricordo a chi è nuovo sul canale, ci ha appena trovato, che sono Alberto, il fondatore di Italiano Automatico, e su questo canale troverai sempre contenuti nuovi, interessanti, legati alla lingua italiana e non solo. Il nostro obiettivo è di darti contenuti che sarebbero piacevoli da guardare anche nella tua lingua madre. Tutto questo dandoti sottotitoli e seguendo al massimo il metodo naturale, che è il metodo che amo di più per imparare nuove lingue. Detto ciò, iniziamo con l'argomento di questo video. Ci sono molti modi in cui potrei iniziare a spiegarti cosa penso del ruolo della passione nella nostra vita e nel nostro lavoro, perché è un argomento molto ampio. Ma comincio col dirti che se credi che lavorare su ciò in cui credi significa avere passione ed entusiasmo ogni secondo della tua vita, ti aspetteranno tante delusioni perché non è assolutamente così. Il fatto è che la vita a volte è molto complicata. Quando avevo 16-17 anni ed ero all'inizio del mio percorso, mi illudevo che l'obiettivo della vita fosse fare solo ciò che ci piace fare e che ci entusiasma e ci appassiona. Ma ho capito molto rapidamente che quello è un obiettivo impossibile e molto egoistico. Quindi perché ti sto dicendo questo? Cosa c'entra col commento che ho appena letto? Ovvero, Alberto, devi provare altre cose, la tua passione sembra andarsene via. Te lo spiego subito. La ragione per cui sono stato in grado di creare Italiano Automatico è perché per arrivare a questo momento ho praticamente dedicato più di 8 anni al creare contenuti ogni settimana, unito al mio amore per le lingue. Dal mio primo giorno con le lingue da autodidatta, sono passato dall'avere 16 anni a 26 anni. E nel frattempo ho deciso di lasciare l'università, ho vissuto negli Stati Uniti e in Romania, ho pensato di voler diventare anche un bodybuilder e un iperpoliglotta che parla più di 100 lingue. Ho corso una maratona, ho lasciato casa, mi sono sposato, eccetera. Il punto di tutto questo qual è? Se ogni volta che una persona pensa: oggi non mi sento super appassionato, allora cambio e faccio altre cose. Questa persona non diventerà mai brava in nessuna area. Dobbiamo sperimentare nuove cose? Sì, certo, ma dobbiamo abbandonare il nostro lavoro principale ogni volta che ci stufiamo per qualche motivo un giorno? Assolutamente no. Secondo te, un dottore che deve studiare 10 anni prima di poter vedere ed operare il suo primo paziente può avere alcuni giorni dopo 5 anni dove si sente stanco oppure svogliato oppure triste? Ovvio, ma questo fa parte della vita e non vuol dire che non vuole più essere dottore. Anzi, magari il sogno di diventare dottore è la cosa principale che lo tiene motivato per continuare e perseverare in quel momento. Ti faccio un'altra domanda. Secondo te, un genitore che ha 3 figli può avere dei giorni dove si sente senza passione verso i propri figli?
Ovvio, fa parte della vita. Ma questo vuol dire che non li ama? No, semplicemente può voler dire che quel giorno ha altre preoccupazioni o problemi da risolvere. E magari mostra meno amore visibile per i figli. Quello che voglio dire è che per diventare bravo in qualsiasi cosa non puoi pensare di mollare e cambiare ogni volta che senti la tua passione diminuire. Perché quello che ho visto negli ultimi 8 anni è che nessuna attività ti farà sentire pieno di passione ogni giorno. Se avessi lasciato il mio lavoro dipendere dalla semplice passione giornaliera, avrei smesso e ricominciato 100 cose diverse negli ultimi anni. E questo mi avrebbe portato ad essere mediocre in tante cose. Invece il mio pensiero fisso è sempre stato: perché ho iniziato italiano automatico? Perché avevo un problema serio con l'inglese. Ho scoperto il metodo naturale, combinato al miglioramento personale, l'ho applicato su me stesso, ha funzionato benissimo e mi ha cambiato la vita. E voglio che questa esperienza sia disponibile per il maggior numero di persone possibile. Le mie ragioni per iniziare erano: amo le lingue e amo aiutare gli altri con qualcosa che so fare bene. Quelle sono anche le ragioni per cui ho continuato. Ci sono stati e ci saranno periodi della mia vita dove per una ragione o per l'altra non mi sentivo e non mi sentirò al 100% carico o positivo, ma è normale. Non penso esista una vita senza problemi. Questi problemi o la stanchezza possono a volte apparire nel video. Anche se cerco sempre di dare il mio meglio per essere entusiasta ed energico, non sempre ci riesco. Ma questo non vuol dire che la mia passione se ne stia andando. E sapete benissimo che sono un essere umano e non una macchina. Avere passione per qualcosa non vuol dire essere sempre sorridente, saltando su e giù davanti alla telecamera. Avere passione per qualcosa, secondo me, è l'opposto a volte. Vuol dire continuare a lavorare su un progetto anche nei momenti difficili, nei momenti in cui vorresti essere pigro, nei momenti in cui non hai la voglia. Questo perché noi esseri umani siamo naturalmente pigri. C'è una frase che amo sulla disciplina. Avere disciplina significa fare quello che hai detto di voler fare anche quando non hai più voglia di farlo. Per esempio, una madre che dice: sono incinta e per limitare i rischi per mio figlio questi 9 mesi non berrò alcolici, non mangerò dolci e camminerò almeno 30 minuti ogni giorno. Al quinto mese può essere che questa madre sia stanca e voglia bere 3 bicchieri di vino davanti a un film mentre mangia una torta al cioccolato. Lo farà? Può darsi di sì, come può darsi di no. Dipende tutto dalla propria autodisciplina in quel momento. E potrei farti 1000 esempi di questo tipo per ogni area della vita. Io personalmente ho un obiettivo: aiutare il maggior numero di persone possibile a scoprire il metodo naturale e cambiare la loro vita attraverso i contenuti di Italiano Automatico. Ed ora di Italiano per la vita. Continuerò a lavorare su questo obiettivo fino a che arriverà il giorno in cui mi guarderò allo specchio e non vedrò più un significato in questo obiettivo o in questo percorso per la mia vita. Di sicuro non mi fermerò a causa di una settimana dove non sento la passione o dove sono triste per altre ragioni. Nel mio caso, quello non c'entra quasi mai nulla con Italiano Automatico, ma ha a che vedere con le sfide della vita. Il mio consiglio quindi per tutti coloro che pensano di dover cambiare strada o lavoro ogni volta che la passione sembra andarsene, è di smetterla di pensare in questo modo. Fa più male che bene. Concludo condividendo un pensiero che mi è piaciuto molto. Una volta ho letto che si può avere passione per diverse cose legate al proprio lavoro. La prima è il perché. Puoi essere appassionato del perché lavori, della tua missione. Per esempio, salvi i bambini sfortunati, aiuti le balene, pulisci l'ambiente. Congratulazioni, probabilmente ami il perché del tuo lavoro. Oppure potresti amare il come. Puoi essere appassionato del come lavori e dell'eccellenza che porti al tuo lavoro ogni giorno. Sei un cuoco e ami il modo in cui cucini. Sei una casalinga e ami il modo in cui tieni ordinata la casa. Congratulazioni, in questo caso ami il come del tuo lavoro. Poi c'è il cosa. Puoi essere appassionato del lavoro stesso e dell'attività che fai. Sei un calciatore e ami giocare a calcio. Sei un violinista e ami suonare il violino. Congratulazioni,
Congratulazioni, perché in questo caso sei tra i fortunati che amano il cosa, la cosa che fai ogni giorno. Poi c'è anche il chi. Puoi essere appassionato delle persone per cui lavori. Per esempio, magari odi il tuo lavoro, ma ami poter aiutare la tua famiglia con il reddito che proviene da questo lavoro. Congratulazioni, perché in questo caso la tua motivazione è il chi. Una cosa che sto capendo è che la vita non può essere vista in bianco e nero. Ci sono varie gradazioni di colori diversi e varie sfumature. Un'ultimissima cosa che vorrei aggiungere è che ovviamente se fosse per me, ogni video di Italiano Automatico lo farei parlando di sviluppo personale, porsi obiettivi, abitudini, disciplina, salute, eccetera, perché questi argomenti sono una mia passione naturale. Ma questo renderebbe il canale migliore? Penso di no. Diventerebbe velocemente noioso per voi. Quindi questi anni mi sono forzato varie volte a creare contenuti che non sono una mia passione al 100%, ma so che possono essere mille volte più utili per il vostro apprendimento dell'italiano rispetto ad altri. Ci chiediamo sempre: quali contenuti possiamo creare utili per gli studenti e che produrranno miglioramenti in italiano basati sull'approccio naturale? Non ci chiediamo quali contenuti abbiamo voglia di fare che richiedono meno sforzo per noi. Pensare in quel modo avrebbe reso Italiano Automatico un progetto mediocre e fatto per me, non per voi. Detto ciò, le mie giornate sono da anni piene di soddisfazione vera e non solo passione del momento. Questo perché ho deciso di dedicarmi a Italiano Automatico indipendentemente dal meteo fuori dalla finestra o dalle sfide esterne a me che devo affrontare ogni anno. Questo video è per incoraggiarti a non mollare e qualsiasi sia la tua arte, missione, lavoro o obiettivo, semplicemente a continuare. Ti ricordo anche che puoi scaricare le 7 regole di Italiano Automatico nella descrizione del video. Riceverai poi una email al giorno per 7 giorni con un video, più un PDF, più un MP3 per capire per sempre come migliorare il tuo italiano grazie al metodo naturale. Ti mando un forte abbraccio e ci vediamo settimana prossima.